mister, una sconfitta di misura su un episodio sfortunato a fine primo tempo. Forse però nella ripresa la Juve Stabia non ha saputo pungere quanto serviva per cercare di raggiungere il pareggio, almeno negli ultimi 16 metri. Ma io parto dal presupposto che secondo me la vittoria del Bisceglie è meritata. Ha meritato di vincere perché noi abbiamo costruito poco e niente. Abbiamo sofferto e soprattutto quando c'era la possibilità di giocare non l'abbiamo fatto. Questo è un po' il rammarico mio perché alla fine sapevamo della forza del Bisceglie perché abbiamo visto delle partite anche con Lecce, e abbiamo visto anche altre partite, sapevamo che la squadra è forte a mio avviso. E il fatto di non giocare, il fatto di venire quasi rinunciatari, questa è la cosa che mi dà un po' fastidio perché noi, io sono convinto che la Juve Stabia possa fare un buon campionato se gioca col coltello fra i denti. Noi dobbiamo lottare partita dopo partita e non possiamo abbassare la guardia, perché se abbassi la guardia rischi di fare queste partite che ha fatto, e io non sono contento per questo, perché poi ci sta che perdi, però devi perdere in altri modi, dal mio avviso. Devi lottare, noi oggi non abbiamo né lottato, il Bisceglie levava prima sempre sulle seconde palle, aveva più fame di noi, quindi questa è la cosa. A me non va perché la squadra deve giocare col coltello fra i denti, perché se dove non arrivi con le qualità tecniche deve arrivare con la voglia di correre più degli altri, con la fame, questa non c'è stata oggi. Peccato perché dopo due vittorie consecutive dovevi fare un altro tipo di partita. Venire qui a rinunciatari non sono contento. Mister, non è che la squadra, vedendo, tranne che Berardi che è in nazionale con San Marino, vedendo un po' troppi cambi, ha pensato a una partita forse più semplice rispetto a quella che poi si affronterà sabato, anche se sceglie una squadra che merita tutto il rispetto in questo mondo. Cioè, nel senso, forse la squadra ha preso male tutte queste sostituzioni, cioè Morero in panchina, Pavone in panchina, forse sono mancati i capisaldi della squadra in campo. Morero è stato influenzato, è stato male. Scelta no, dovevano giocare, tranne Paponi che purtroppo dall'inizio del campionato, del ritiro, che si porta avanti un problema al piede e piano piano sta cercando di recuperare. Lui, Paponi, fa tanti sacrifici perché la mattina quando si sveglia fa fatica anche a camminare perché ha un problemino sul piede che fa fatica. Poi ha giocato sabato, riproporlo non riesce a darti 90 minuti quello che magari ti può dare in 30 minuti, in 40 minuti. Morero è stato influenzato, è ritornato Viola dopo la squalifica, quindi i cambi sono stati tra virgolette quasi forzati. Però ripeto, al di là dei cambi, noi abbiamo una rosa che non c'è quello che spicco come giocatore che ti fa la differenza. Noi abbiamo tutti, io penso che la squadra è tutti sullo stesso livello. Quindi quando c'è l'opportunità di giocare a chi non ha giocato, si deve mangiare l'erba per conquistarsi un posto. La settimana scorsa è entrato Strepezza, ha fatto un'ottima gara. Oggi non c'è stata una gara buona da parte del collettivo, cioè non c'è stata proprio una partita affrontata al di là, è la mentalità, che secondo me è sbagliata, ma io sono il primo responsabile sicuramente, però è la mentalità che io non accetto. Io voglio pure perdere, ma voglio perdere in un altro modo, voglio perdere lottando su ogni palla, lottando fino all'ultimo. Noi il primo tempo soprattutto non abbiamo mai giocato, c'è stata la possibilità di giocare e non l'abbiamo mai fatto. Cose che facevamo abbiamo sempre volato e non abbiamo indovinato niente. Cioè io non voglio neanche essere drastico, però come non mi esalto nei momenti felici dopo due vittorie, la vittoria del derby che si è fatto anche bene, non mi abbatto sicuramente con una, però ad analizzare la partita dico che a caldo non mi è piaciuto l'atteggiamento. Io quello che condanno alla squadra è l'atteggiamento rinunciatario. È stato sbagliato da chi ha giocato, dall'inizio che è subentrato, è stato l'atteggiamento globale che a me non è piaciuto. Per l'amor del cielo, chi ha giocato al posto dei titolari, diciamo, ha cercato di fare, ma è stato una cosa così generale che non riesco neanche a dire uno non ha giocato bene, magari ha giocato bene l'altro. È stata una partita sbagliata come approccio. Nell'approccio, sai, quando perdi, sicuramente poi magari i giocatori di esperienza tipo Morero,
Sono persone che magari in un momento di difficoltà riescono a farti, magari a darti quel qualcosa in più per raddrizzare un po' la partita. Però lui è stato male, fin stamattina stava raffreddato con la febbre. Paponi, oltre al piede, che è il problema al piede, è stato pure lui raffreddato. Redolfi, fino a un'ora prima della partita, è stato pure lui con l'influenza. Cioè, è stato un po', è generico un po' la cosa, ma ripeto, non è questo il problema di chi ha giocato. Il problema è l'atteggiamento che a me non è piaciuto. Poi non faccio sicuramente dramma. E adesso voglio cancellare questa prestazione e pensare subito alla prossima. Mister, l'assenza di Paponi, che ha avuto i problemi che le diceva prima, non è stata probabilmente, e anche il fatto che al suo posto abbia giocato Simeri, non è stata probabilmente l'aspetto che più vi ha penalizzati, perché probabilmente Paponi, anche per le sue caratteristiche, la sua prestanza fisica, probabilmente avrebbe potuto lottare meglio con i due centrali del Bisceglie, che invece sono stati bravi nell'ingabbiare in qualche modo Simeri. Questo senza voler dare, diciamo, colpe a chi è giocato. Sicuramente hanno delle caratteristiche diverse. Però Paponi non viene da un infortunio, questo lo stiamo gestendo dall'inizio, dalla prima partita, sì, che ha questi problemi. Sicuramente sono caratteristiche diverse. Adesso dirti se magari se c'era Paponi al posto di Simeri cambiava qualcosa, se l'atteggiamento era questo non cambiava niente uguale. Non è stata la colpa di Simeri, è stata la colpa di io per primo ho compreso tutta la squadra. No, è dell'atteggiamento, a me la rabbia mia è solo l'atteggiamento. No, io a fine partita non parlo mai, perché a caldo preferisco tenere le cose, riflettere, ragionarci, perché a caldo si possono dire tante cose che poi può fare solo dei danni, a mio avviso. Quindi dopo la partita con i ragazzi non parlo mai, sia se si vince sia se si perde non voglio mai parlare. Redolfi sicuramente è stato, adesso non l'ho rivista l'azione, dal campo si vede, ho visto più o meno poteva rinviare la palla, non lo so adesso se era già entrata, se non è entrata, questo avete visto sicuramente meglio. Per quanto riguarda Lisi, sicuramente non è il Lisi dell'anno scorso, ma non è perché ancora non è entrato in forma, perché ancora magari sta soffrendo un po' i carichi di lavoro, non lo so, però sicuramente non è il motivo, non è il fatto del mercato, perché Lisi quando si è chiuso il mercato, anche prima, pensava se c'era la possibilità di andare da un'altra parte, sicuramente era contento, se poteva andare a cambiare di categoria era contento, non c'è stata, lui ha resettato subito tutto. Purtroppo adesso si pensa che l'Isi non è quello dell'anno scorso, sicuramente non è l'Isi dell'anno scorso, ma non sta pensando più al mercato, lui anzi è il primo che è dispiaciuto perché vorrebbe dare molto molto di più. Sa, ma io sono convinto che lui ci darà una grossa mano, al momento non è così perché mai l'attaccante poi gli manca il gol e quindi va un po' in crisi, però ripeto, Lisi sicuramente è un giocatore per noi importante e ci darà una grossa mano, spero prima possibile, perché noi abbiamo bisogno di Lisi, perché con le caratteristiche che ha, che ti strappa le partite, ti allunga la squadra, sicuramente per noi è molto importante, spero che arrivi Lisi e torni Lisi prima possibile, quello dell'anno scorso, ma ripeto, non è un problema di disanzi, un ragazzo che ci mette l'anima, sono contento di questo.